Occhi Azzurri, Federica Cocco e beh, che dire, benvenuti intanto a Giro di Tacco, anche oggi una nuova puntata, nuovo ospite, l'abbiamo anticipato in radio pochissimi minuti fa e ora ce l'abbiamo qua con noi, collegata in videocollegamento con noi Federica Cocco. Ciao Federica, benvenuta intanto. Buongiorno a tutti, è un piacere oggi essere collegate con voi, quindi mando subito un saluto a voi e naturalmente ai Grazie. vostri amici ascoltatori. Allora, io ricordo subito, però, subito ai nostri telespettatori che se vogliono, come dire, interagire con noi, magari mandare un messaggio a Federica, fare una domanda, ricordare anche una serata, possono farlo tramite WhatsApp al 393 7366 888. E ricordo, mi raccomando, niente note vocali, ma soltanto messaggi scritti. Almeno possiamo poi mettervi in comunicazione con Federica. Ascolta Federica, ne parlavamo giusto appunto qualche minuto fa in radio. L'estate sta finendo, è finita ormai ufficialmente, ma questa è stata la prima estate dell'orchestra Federica Cocco. Dopo un po' di difficoltà, ma ce l'hai fatta. Davvero, questa è stata la nostra, diciamo, prima estate, ufficialmente è stata la prima estate, un'estate bella, un'estate ricca di soddisfazioni perché io quest'anno finalmente ho visto la gente con la voglia di divertirsi, la voglia di ritornare sulle piazze, quindi è stata una grande estate. Parliamo di un'estate su tutto il territorio italiano perché abbiamo avuto la possibilità di arrivare veramente in tantissime belle piazze d'Italia. E incontrare tanto pubblico, questa cosa ci ha dato veramente una speranza. La speranza è quella di ritornare poco per volta alla normalità, e questo sta accadendo. Noi siamo orgogliosi perché per noi, dopo 2 anni, io sono partita ufficialmente con un debutto nel 2020, la mia nuova orchestra, dopo 10 anni sul palco dell'Orchestra Bagutti. Sono partita con una nuova realtà musicale, ma sappiamo tutti che purtroppo il 2020 è stato un anno difficile. Per tutti da dimenticare, lo è stato proprio anche per il mondo dello spettacolo, per la musica e per noi orchestre da ballo, però devo dire che quest'anno finalmente, l'estate 2022, è stata l'estate della ripartenza e quindi si è lavorato bene e questa cosa mi fa ben sperare anche proprio per quello che saranno gli eventi nel futuro, anche nei locali da ballo. La gente, vedo una buona risposta perché vedo che la gente ha voglia di ritornare a divertirsi. Ecco, so che poi stai già lavorando sull'autunno-inverno, più tardi poi parleremo e daremo anche qualche appuntamento, ma facciamo un tuffo nel passato, Federica, te la ricordi la prima, proprio la primissima serata che hai fatto, prima esibizione? Beh, allora guarda, se dobbiamo tornare indietro nel passato, intanto io ho un passato molto recente perché si è conclusa da poco tempo la mia esperienza su un palco importante, un palco che mi ha dato la possibilità di conoscere il grande pubblico, ma di arrivare ad essere quello che sono oggi. Quindi la mia esperienza sul palco dell'Orchestra Bagutti, che non posso dimenticare, sono stati anni importanti, 8 anni sul palco dell'Orchestra di Gianmarco Bagutti, Certo. con il quale ho lavorato fianco a fianco. Per 8 anni importanti, ma ricordo sempre con grande piacere una delle prime serate con il maestro Franco Bagutti, che mi scelse appunto 10 anni fa per portare avanti questa avventura. Era alla ricerca di una voce femminile quando la cantante Francesca Mazzuccato uscì dall'Orchestra Bagutti, e quindi io mi ritrovai a gestire questa adrenalina, che era un'adrenalina sana, ricca veramente di tanta emozione, e mi ricordo benissimo una delle prime serate. La mia primissima serata la feci proprio nel Piacentino. Noi oramai siamo emiliani di adozione perché io sono piemontese, le mie origini sono piemontesi, sono di Torino, però sono venuta ad abitare proprio a Piacenza perché l'Orchestra Bagutti partiva da Piacenza, e quindi io mi ricordo con grande emozione una delle mie primissime serate proprio nel Piacentino. E devo dire che questo è un ricordo importante, ma è un ricordo grande che racchiude 8 anni di esperienza, 8 anni di tanti preziosi ricordi che porto nel cuore. Immagino anche poi di crescita e ti hanno anche, come dire, reso l'artista che sei oggi. Ascolta, prima di salire sul palco, prima di ogni serata, hai un gesto scaramantico, qualcosa che fai prima, proprio l'ultima cosa che fai prima di salire, di entrare in scena? Ma guarda, diciamo che le sono cambiati un po' i ruoli. Ovviamente prima da
Da dipendente avevo magari anche dei gesti scaramantici, nel senso che la vivevo in maniera differente. Posso dirti quello che vivo adesso attualmente Certo. quando ho la direzione della mia orchestra. Quindi adesso diciamo che un vero e proprio gesto scaramantico non c'è. Mi auguro sempre che la serata possa andare bene, ma io fino all'ultimo minuto, anche quando sono in camerino che mi preparo e preparo i miei ragazzi, cerco di dare la carica, di dare magari dei buoni consigli ai miei musicisti e per poter portare a termine una serata nel migliore dei modi. Noi abbiamo la fortuna di fare un lavoro che amiamo profondamente e quindi diciamo che io cerco sempre di mantenere questa premessa, di salire sul palco e dare a coloro che ci vengono ad ascoltare delle emozioni, quello che sento io. Quando c'è una vibrazione, mi piace poterla trasmettere. Quindi questo diciamo che è un po' il mio credo ed è quello che io cerco di insegnare anche ai miei ragazzi, di poter salire sul palco e donare un'emozione attraverso la musica che è una grande virtù. Anche perché poi immagino che il pubblico lo senta quando c'è veramente passione, emozione e anche, come dire, risponde in maniera diversa poi in pista, comunque nelle varie serate. Sì, io penso che questo lavoro lo si faccia in maniera totale, lo si faccia con il cuore, lo si faccia con impegno e passione, ma è una cosa che nasce da dentro, quindi non lo si può fare soltanto dal punto di vista venale, perché se si va a lavorare solo e esclusivamente per la pagnotta non si può arrivare a trasmettere qualche cosa. A me piace regalare un sorriso a coloro che vengono ad ascoltarmi, mi piace accontentare le richieste e cercare di essere un po' alla mano. Per la gente, io cerco sempre di essere disponibile e quindi di dare veramente emozioni attraverso le canzoni, che sono canzoni magari del mio bagaglio musicale, canzoni del repertorio che mi porto oramai da anni, canzoni che sono state fortunate prima con l'orchestra Baguti, adesso che ho voluto inserire nel mio repertorio, ma comunque cerco sempre di dare qualche cosa. Non mi piace il distacco, quando salgo sul palco voglio essere per la gente, con la gente. E assolutamente non mi piace il distacco. Beh, questa è una bella cosa, è proprio bello sentire, anche perché quando parli ti brillano gli occhi, quando parli del tuo lavoro sto notando, noto che ne parli veramente con amore, con vero e proprio amore. Ascolta, definiamo Federica Cocco in tre aggettivi. Aggettivi, sicuramente testarda. Testarda perché io sono nata sotto il segno del toro, segno zodiacale toro, ascendente toro, quindi dicono che Ah, questo però. segno zodiacale sia molto testardo. Quindi testarda, però sono anche una persona molto caparbia, nel senso che quando mi pongo un obiettivo faccio di tutto per poterlo raggiungere. Ho sempre creduto nei sogni e sto continuando a farlo perché nella mia vita ho avuto anche la fortuna di poterli inseguire in maniera concreta. Avendo l'aiuto delle persone che mi hanno sempre sostenuta, come la mia famiglia, e per quanto riguarda il mio sogno musicale, ho avuto la fortuna di arrivare al grande pubblico attraverso un'orchestra fortunata e l'orchestra Baguti che mi ha dato la possibilità di intraprendere questo cammino e questa professione. E poi, ovviamente, adesso circondandomi di persone che sono dei preziosi collaboratori, quali i miei musicisti. È una persona in particolare che mi sta dando una grande mano, che è Alex Villani, che ha curato tutta la parte artistica, musicale della mia orchestra, quindi tutti gli arrangiamenti. Quindi io sono testarda, caparbia e probabilmente, no, sincera, ecco. Se dovessi definirmi in tre aggettivi, sincera. Sono una persona molto pane al pane, vino al vino. Senza girarci tanto intorno, mi piace subito arrivare al dunque. Ascolta, Diciamo com'è così. lavorare con la persona con cui poi condividi il cuore? Ti porti il Beh, lavoro a casa, immagino. sì, è inevitabile, ti porti comunque sempre il lavoro a casa. Io penso che condividere una passione, un lavoro, sia una cosa molto bella perché riesce a completare anche un rapporto, quello che può essere un rapporto personale a 360 gradi. Però ovviamente, come tutte le cose, c'è il lato positivo e il lato negativo. Ti porti a casa le gioie, ma a volte ti porti a casa anche i problemi o magari si condividono anche dei momenti dove noi li abbiamo condivisi molto bene, perché nel 2020, quando siamo partiti con una nuova realtà, siamo partiti con un grande investimento e dico a livello anche proprio monetario, perché siamo partiti con questa nuova orchestra e quindi abbiamo condiviso dei momenti felici, ma anche dei momenti duri.
perché quando c'è stato da stringere i denti abbiamo dovuto stringere i denti insieme. Però io sono molto felice perché poter inseguire un obiettivo e poterlo fare con le persone che ti danno supporto è una grande cosa e poter affrontare anche le difficoltà insieme a qualcuno che ti dà aiuto, ti dà modo di sentirti sorretta e comunque di grande forza. Beh sì, immagino Quindi che sia proprio bello. un traino vero e proprio che ti aiuta proprio a superare un po' tutto, no? Quindi è il bello anche di proprio condividere il lavoro perché se ne sanno un po' le difficoltà, i periodi e quindi si ci può anche, immagino, confrontare, quindi è una bellissima cosa. Primo album però da solista, Occhi Azzurri, giusto? Giustissimo, questo è il primo lavoro discografico. Io ci tengo sempre a ringraziare anche le persone che lavorano da dietro le quinte. Quindi, in questo modo, io vorrei spendere due parole anche per ringraziare il mio produttore Certo, discografico, che è Andrea assolutamente. Bagutti, la mia etichetta discografica, la Abbey Record. E Certo. insieme ad Andrea Bagutti abbiamo prodotto questo nuovo disco con il titolo di Occhi Azzurri. Occhi Azzurri, intanto, è una canzone nuova che è stata scritta da Alex Villani in collaborazione con Beppe Carnevale. E quindi è nata una bella collaborazione anche con l'orchestra di Marianna Lanteri. Ma all'interno di questo nuovo disco abbiamo voluto racchiudere alcune cover, come ovviamente Angelica L'universo per me, che è questo brano fortunato che mi ha dato la possibilità 10 anni fa di partire, di lanciare questa canzone che è diventata un vero e proprio tormentone, prima sul palco dell'orchestra Baguti, ma che ovviamente sto continuando a portare e a fare mia sera dopo sera. Però in questo nuovo lavoro discografico abbiamo racchiuso anche tanti brani della tradizione, perché sono una persona molto ancorata alla tradizione, sebbene i tempi cambino e sebbene le mode cambino, perché ovviamente sappiamo tutti che stanno andando di moda questi ritmi come i ritmi delle cumbie, dei moderati, quindi un disco che va un po' a completare tutti i gusti musicali. Però stiamo già lavorando anche alla preparazione di un nuovo disco, un nuovo lavoro discografico Infatti. che ovviamente sarà poi pronto per la prossima estate. Infatti, poi più tardi cercherò di, come dire, rubarti qualche informazione anche su questo tuo secondo lavoro discografico. Ora però farei una pausa video e quindi andrei a gustarmi Traditore. Ce ne vuoi parlare in due parole? Questo è un video nuovissimo, l'abbiamo girato in Romagna ed è un video molto simpatico, molto, io dico sempre molto naturale, molto alla buona, perché ovviamente è una canzone che tratta di un tema leggero. In poche parole, c'è questa ragazza che è innamorata di questo farfallone, il farfallone di turno che le guarda tutte, poi alla fine questa ragazza continua ad aspettarlo. E lui la prende sempre un po' in giro, però vabbè, è un tema simpatico, una canzone allegra e abbiamo voluto così preparare un video molto casereccio, molto alla buona. Io mi auguro che vi piaccia la canzone in serata quando la propongo, sta già piacendo tanto al mio pubblico. Quindi io quest'oggi la voglio dedicare a tutti gli amici in ascolto e mi auguro davvero che anche questo nuovo video che abbiamo realizzato possa piacere a tutti i nostri amici. E allora che dire? Io direi di gustarci per l'appunto questo bel video. Federica Cocco, traditore, a tra poco. Federica Cocco, traditore, sempre qui su Sorriso TV. E Federica Cocco è qui con noi. Federica, abbiamo parlato nel secondo album che è in cantiere, inizia, come dire, ad essere in cantiere. Ma quanto ci vuole, quanto lavoro ci vuole per fare un album? Perché io me lo sono sempre chiesto, sai, io non faccio il tuo lavoro, faccio un altro lavoro, quindi non mi sono mai confrontato con la creazione di un album, eccetera. E quindi mi chiedo, ma quanto lavoro ci vuole veramente per poi mettere insieme tutte le tracce, registrarle, la parte organizzativa del disco, E che ci comunque... vuole tanto tempo, infatti questi lavori noi li facciamo sempre nel periodo invernale in modo tale da avere a disposizione più tempo possibile per poter far uscire un lavoro che sia fatto dignitosamente, che sia fatto bene e di solito i dischi escono sempre prima della partenza del tour estivo. Diciamo che noi adesso siamo nella fase iniziale, ovviamente per poter creare un disco c'è tanto lavoro dietro perché inizialmente c'è uno studio, una scelta accurata dei vari brani che andranno poi inseriti, quindi per poter scegliere un brano bisogna ascoltare tanto materiale. Io infatti ci tengo sempre a ringraziare gli autori, coloro che collaborano in maniera attiva per l'uscita dei nostri lavori discografici. Ci sono tanti autori che scrivono per noi canzoni nuove, brani nuovi,
E io insieme al mio produttore discografico Andrea Bagutti, in questo momento stiamo ascoltando tanto materiale, quindi stiamo scegliendo i brani ad hoc per poter creare poi una compilation di canzoni. Di solito in un disco ci sono dalle 12 alle 14 canzoni, poi da un disco all'altro queste cose si valutano sempre poi sul momento, però all'incirca 12-14 brani che andranno poi inseriti, e quindi il lavoro è tanto, perché poi al di là della scelta, poi c'è tutto il lavoro pratico, nel concreto c'è poi la registrazione, gli arrangiamenti musicali, e quindi c'è tanto, tanto lavoro, tanti mesi di preparazione per poi preparare appunto un lavoro che possa uscire, diciamo, a giugno, luglio, alla partenza del tour estivo. E allora io ti strappo però una promessa subito, così quando esce questo nuovo lavoro sei invitata qui nei nostri studi per l'appunto di Sorriso TV per presentarlo ai nostri telespettatori, ok? Magari di Ma con presenza. grande piacere, volentieri, anche perché le mie origini sono venete e quindi io a Castelfranco Veneto ci vengo sempre con un immenso piacere, perché le mie nonne sono venete e quindi io porto il Veneto nel cuore. Questa regione la sento molto cara, molto vicina a me. C'è un artista magari della musica leggera con cui duetteresti? Ma guarda, in questo momento io, se ti dovessi rispondere proprio così a bruciapelo, io per quanto riguarda la musica italiana, io sono innamorata di Mina. Ovviamente mi piace tantissimo questa artista, che io la definisco senza tempo, perché a distanza ancora di anni, quando si ascoltano dei brani di successo da lei interpretati, sono brani che sembrano ancora attuali. Quindi io con questa grande, grandissima artista, vorrei avere la possibilità di ascoltarla innanzitutto dal vivo, di sentire lei cantare, perché io immagino che da questi personaggi ci sia sempre tanto da imparare, ogni giorno da imparare. Però ovviamente nel panorama della musica italiana, anche oggi, sebbene siano cambiate molto le mode, anche il modo di cantare, perché i ritmi cambiano, cambiano le tecniche, cambiano anche questi modi di esprimersi, e devo dire che in Italia, ma anche all'estero, abbiamo la fortuna di avere delle grandi voci. Quindi ci sono tanti artisti che mi piacciono, che ascolto volentieri. Non ho un artista in particolar modo che sia un artista di riferimento attuale, il mio preferito. Ascolto tanta musica, anche generi diversi, quindi apprezzo l'evolversi della musica, e mi piace anche ascoltare quello che può essere il nuovo modo di fare musica. Perfetto, allora direi di fare un'altra pausa musicale con un bel video a cui sei sicuramente molto legata. Amaria, figlia del Sud. Raccontaci, A Maria, figlia del a Sud, Maria, a Maria. chiedo scusa. No, non c'è problema. Raccontaci cosa vedremo proprio in questo video che vedremo tra un minuto. Questo è un video che ha un ritmo che porta veramente al ballo, un ritmo coinvolgente che fa ballare, un video che è stato girato ad Alberobello in Puglia, con queste scene anche che, oltre ad averle girate in mezzo ai trulli, abbiamo avuto la fortuna di girare in un'altra meravigliosa location italiana, che è Polignano a Mare. E quindi un video che ha questa sonorità molto mediterranea, però un ritmo coinvolgente che fa ballare, e un video che è stato girato nel 2020, è stato girato poco prima della chiusura, quindi prima di questo lockdown, prima che si fermasse, diciamo, tutto il mondo e tutta l'Italia. Io ho avuto nel mese di febbraio, ho girato questo video proprio appena uscita dall'orchestra Bagutti. Prima di partire con il mio progetto musicale, sono partita con questo singolo che ha anticipato poi l'uscita del mio lavoro discografico di Occhi Azzurri. E allora direi di guardarcelo, gustarcelo e poi ci ritroviamo tra poco, sempre qui con Federica Cocco. E allora Federica, come va intanto? Tutto Intanto bene, mi molto bene, senti, mi vedi? io ti vedo, ti sento bene, sono molto felice oggi di essere in diretta con voi in questa
ora, dove possiamo anche scambiare quattro chiacchiere, Certo. raccontare qualcosa di più ai nostri amici che sono a casa, che di solito magari dal palco certe cose non si sanno, quindi oggi è bello poter scoprire anche qualche retroscena. Allora, ne approfitterei subito per fare proprio qualche saluto, anzi leggerti qualche messaggio che sta arrivando al 393 73 66 888. Saluto l'amico Silvano Furnaretto che ci manda una bella foto che ha fatto con te. Ora, Silvano, non ci hai scritto in quale serata. Facci sapere in quale occasione hai fatto questa bella foto, però poi ti manda anche un saluto. Grazie, un bacione, un saluto grande. E poi saluto l'amica Teresa dalla Costa Azzurra, un grosso bacio alla meravigliosa Federica Cocco dalla Costa Azzurra, da Teresa, ci manchi. E Un bacione grandissimo, ciao Teresa. allora, a proposito di date, so che ci sono un sacco di date in vista, ci sono degli appuntamenti e so che stai già lavorando invece per il Capodanno, quindi proprio per la fine anno, giusto? Assolutamente sì, anche perché oramai si avvicina il Capodanno, ma io vi ricordo che tutti gli appuntamenti intanto li potete trovare sulle mie pagine social, pagina Facebook e pagina Instagram, Orchestra Federica Cocco. Ci sono sempre aggiornate tutte le date del calendario con tutte le tappe del nostro tour per quello che è la programmazione nei locali in questo inverno. E per quanto riguarda il Capodanno, io do già questa anticipazione, anche se potrete trovare tutte le informazioni, i numeri di telefono per poter prenotare questa serata, che è il 31 di dicembre, noi saremo a festeggiare la notte di San Silvestro a Sovicille, in Toscana. Sovicille si trova in provincia di Siena. Verrà organizzata una magnifica cena in questo bel locale, dove c'è la possibilità quindi di fare il gran cenone di Capodanno e di ballare. Oppure semplicemente di arrivare per la serata da ballo. Quindi doppia scelta, cenone più ballo, oppure semplicemente il ballo. Durante la serata ci sarà la mia orchestra con una grande nottata, ci divertiremo insieme, aspetteremo l'arrivo del nuovo anno. Quindi io lo ricordo, il 31 di dicembre, Capodanno, sarò a Sovicille, provincia di Siena, in Toscana, per gli amici della Toscana, ma non solo, perché ovviamente l'invito è esteso a tutti coloro che vorranno partecipare, anzi, telefonando al numero per poter prenotare, in questa serata, vi verranno date anche le informazioni necessarie per coloro che arrivano da fuori e che magari vorranno pernottare, quindi prenotare e rimanere poi a dormire proprio lì in Toscana. Quindi sulla mia pagina Facebook è già uscita un'anticipazione con una locandina, ci sono i numeri per poter prenotare a Sovicille, provincia di Siena. Gran Capodanno con la mia orchestra. Super serata di fine anno. Ascolta Federica, se non fossi diventata cantante, cosa faresti ad oggi? Non lo so, ma io ho chiesto in maniera proprio forte, ho pregato tutti i santi del cielo per poter realizzare questo sogno, perché già da bambina io ero innamorata di questo lavoro e ho avuto la fortuna di avere una mamma e un papà, due genitori che comunque frequentavano i locali, mi portavano sempre a sentire anche le orchestre, quindi sono cresciuta proprio con la cultura di questo genere musicale. Questo genere mi scorre nelle vene, l'ho amato già dai primi anni, dall'infanzia, quindi già quando ero bambina sognavo da grande di poter fare questo lavoro. Ovviamente non ho fatto solo questo perché ho intrapreso Certo. gli studi, ho studiato sia per quanto riguarda il mio percorso scolastico e iniziando con un lavoro differente da questo, perché per anni ho fatto l'impiegata in un'azienda, ma poi questa voglia di realizzare sogni, di far diventare questo mio hobby, una vera e propria passione e un vero e proprio mestiere, l'ho inseguito. E sono arrivata poi finalmente a realizzare nel concreto questo sogno. Quindi, al di là delle mie competenze di un lavoro normale, ho anche poi avuto la possibilità di studiare e affinare quelle che sono le tecniche del canto, andando per tanti anni a scuola di canto. E quindi nella mia vita io ho avuto la possibilità di fare anche altri lavori. Poi, per carità, sono una persona che quando è ora di lavorare, io sono, diciamo, stacanovista, non mi tiro mai indietro, quindi quando è ora di lavorare io ci sono. Però diciamo che, come ho detto prima, essendo molto caparbia e molto testarda, sono riuscita a inseguire questo sogno e a realizzare la volontà di fare da grande la cantante, leader della mia orchestra. Quindi sicuramente con tanto lavoro, tanto impegno.
Ascolta, un palco importante, lasciando stare Sanremo, che immagino sia sempre un po' un obiettivo per un cantante, almeno nazionale, ma veramente sogniamo in grande, un palco importante da valcare con la tua orchestra. Ma guarda, io sono una persona molto con i piedi per terra, nel senso che ovviamente sognare è bello, piace a tutti, e io sono una persona che continua tutti i giorni a sognare, quindi non lo nego. Però, visto quello che abbiamo affrontato, specialmente da 2 anni a questa parte, ho imparato a ragionare in maniera molto razionale. Quindi io ogni sera cerco di prendere il massimo da quello che arriva, quindi sogno tutte le sere un palco importante, ma per me è già importante quello che sto facendo, la possibilità di arrivare in tante belle piazze italiane, la possibilità di arrivare in tanti locali, di incontrare tanto pubblico e soprattutto di vedere che magari la gente quella sera è venuta ad ascoltare la mia orchestra, è venuta proprio lì per me, per sentire quello che è la mia realtà musicale. Quindi io negli anni passati ho avuto la fortuna, dico anche con l'Orchestra Bagutti, di vivere esperienze importanti al fianco anche di grandi artisti, perché noi siamo stati sul palco del Teatro Ariston a Sanremo, abbiamo girato un pochettino anche il mondo con delle belle realtà e ci siamo messi a confronto anche con dei big, perché abbiamo avuto la fortuna di vivere delle esperienze molto importanti sul panorama italiano e internazionale, conoscendo anche personaggi famosi, ti parlo di Fausto Leali, ti parlo di Alexia, ti parlo di personaggi di un certo calibro. Quindi le soddisfazioni sono già arrivate e io credo nella mia vita di essere già stata tanto fortunata. Poi è ovvio che sognare è una virtù, sognare è bello, sognare ti fa sentire sempre quella fiamma accesa, però io mi vivo al 100% ogni singola serata, dal locale alla festa di piazza, a tutto quello che può essere la nostra realtà nel nostro panorama della musica da ballo. E per me questo è già molto importante, perché noi facciamo un lavoro, lo facciamo con serietà, con impegno, e già avere la possibilità di riuscire a portare avanti sera dopo sera quella che è la nostra realtà musicale, questo è già un traguardo. E beh, tu sei il diamante della tua orchestra e come dire, conduttrice, però hai anche degli abili ragazzi che, come dire, aiutano questo lavoro al meglio. Li vogliamo ricordare e salutare? Ma guarda, io sono molto orgogliosa della mia squadra, perché te l'ho detto prima, in un momento difficile come quello del 2020, della pandemia e di una partenza della mia orchestra, questi ragazzi sono rimasti fedeli al mio progetto musicale, sono rimasti con noi e quindi lo staff è un po' lo spogliatoio, è la squadra che ti dà una mano ad affrontare quelle che sono anche le difficoltà di un lavoro, perché è un lavoro che dà grandi soddisfazioni, ma che purtroppo sappiamo benissimo che anche nei momenti duri ha dovuto affrontare momenti difficili. Quindi io voglio ringraziare tutti i ragazzi che fanno parte della mia orchestra, non solo i miei musicisti. Io ho la fortuna di collaborare con 7 bravi musicisti, li saluto tutti: Davide Traforti alla chitarra, Filippo Muraro alla batteria, Roberto Campora al basso, Davide Crespi al sax, Alex Bascelli alla fisarmonica, il mio cantante Marco Carturan. E poi voglio ringraziare i nostri collaboratori, coloro che anche per la stagione estiva ci hanno dato una grande mano. Quindi non solo coloro che erano sul palco, ma anche coloro che hanno lavorato con noi da dietro le quinte. Io voglio ringraziare Alex Villani in primis, perché ovviamente ha curato tutta la parte tecnica. Quest'anno nelle piazze abbiamo portato in scena uno spettacolo con una regia, quindi con un operatore che poteva gestire in maniera live quello che era lo spettacolo per quanto riguarda le luci e l'audio. Quindi grazie ad Alex Villani, che l'altra metà del mio cuore, ma ovviamente è con me parte attiva più che mai del nostro progetto musicale. Ringrazio il nostro autista Roberto Benedet, che ci ha portato su e giù per l'Italia. Quest'anno abbiamo macinato veramente tanti chilometri in tutto il panorama italiano. Ringrazio lo staff tecnico che ci ha dato una mano per quanto riguarda il montaggio del palco, e ringrazio naturalmente la mia famiglia, perché
al di là di avermi dato aiuto e sostegno nel progetto musicale, partire con un'orchestra non è stato facile. Io ho la fortuna di avere due genitori meravigliosi che mi aiutano, mi sorreggono e mi danno proprio una mano attiva, proprio nel vero senso della parola. Quindi anche quest'estate mia mamma era all'opera con il merchandising, mio papà dava una mano allo staff tecnico, quindi grazie a tutti coloro che ci danno sempre un grande aiuto. E a tal proposito voglio ancora spendere una parola per ringraziare il nostro management, Pietro Pacini, Carlo Pescatore, PP Management, che curano tutta la programmazione per quanto riguarda il nostro tour nelle piazze in tutta Italia, ma anche nei vari locali italiani. Quindi grazie a tutti coloro che lavorano da dietro le quinte. E per quanto riguarda Andrea Vagutti, il mio produttore, noi stiamo già lavorando in maniera attiva proprio per la realizzazione, come ho detto prima, del prossimo disco. Grazie a tutti. Quindi ci saranno sicuramente un sacco di novità in vista, l'abbiamo spiegato anche prima, ma riagganciandomi alla famiglia, quanto sei legata alla tua terra? Perché tu hai spiegato che vivi a Piacenza, ma in realtà poi sei originaria di Torino, di Moncalieri se non sbaglio, giusto? Sì, esattamente, di Moncalieri, che è un paese in provincia di Torino. Io sono figlia unica, quindi sono molto legata alla mia famiglia. Da 10 anni oramai abbondanti sono piacentina di adozione, perché oramai vivo a Piacenza da tanti anni, però la mia terra la porto nel cuore, la mia famiglia la porto nel cuore, sono una ragazza molto legata alle proprie origini e ovviamente alla mia famiglia. Io ogni volta, compatibilmente con gli impegni di lavoro, che sono tanti, noi abbiamo dei ritmi molto frenetici, fortunatamente, perché ben venga, finalmente si può ritornare a correre per quanto riguarda il nostro lavoro, e io ogni qualvolta ho un attimo libero corro sempre a salutare la mia famiglia, a salutare le mie nonne, a salutare i miei genitori e comunque coloro che mi hanno dato la possibilità di crescere nei valori e in quello che oggi da grande sono diventata. Quindi io ringrazio la mia famiglia per avermi insegnato tanto e non finirò mai di ringraziarli per quello che hanno fatto, anche per quanto riguarda il mio sogno. E allora io leggerei qualche messaggio che sta arrivando. Intanto saluto ancora l'amico Silvano Fornaretto, che mi ha scritto poi dove ha fatto la foto, una festa di piazza in Friuli, era ancora con l'orchestra Vagutti, quindi qualche anno fa, il paese però non lo ricorda, e ti manda ancora un grande saluto. Ma un bacione, e poi, grazie. E poi salutiamo l'amico Carlo, a prima vista Federica sembra una ragazza tenera e mite, invece ha una grinta da vendere. Troppo brava la Cocco, se capita in provincia di Verona la vado a vedere, ad ascoltare. Ciao Gio, sono Carlo da Verona. Ma grazie, che bel complimento, molto gentile, grazie davvero. E poi salutiamo l'amico Dennis, fai i complimenti a Federica, che è una stupenda donna con due occhi che brillano come diamanti e meravigliosa voce. Sono Dennis da Magnago. Mamma mia, ma che bel complimento, ma grazie, gentilissimo. Sempre Dennis mi chiede di dire anche un nome maschile con cui vorresti duetare della musica leggera. Mamma mia, vabbè, nel panorama italiano ci sono talmente tante belle voci, però duettare, dai, Renato Zero. Renato nazionale. Bene, parliamo invece di un brano fortunato che ha segnato poi un pezzo della tua carriera, L'universo per me, Angelica, L'universo per me. Ormai è qualche anno che è veramente, come dire, uno dei brani anche qui in radio più richiesti, più amati. E allora raccontacelo tu, quante emozioni ti ha dato cantare anche sul palco questo brano? Beh, guarda, questa è una canzone che oramai da 10 anni a questa parte è sempre tanto amata e sempre tanto richiesta. Io non c'è sera che non debba cantare questo brano e dedicarlo a qualcuno in particolare, perché è un brano veramente che ha lasciato il segno, è diventato un tormentone, e io ho avuto la fortuna e l'onore, ribadisco l'onore, 10 anni fa di lanciarlo proprio sul palco dell'orchestra di Gianmarco Vagutti. E sera dopo sera è diventato un brano che è diventato un po' quasi come se fosse il mio vestito, confezionato sulla mia voce, e mi ha dato la possibilità di conoscere il grande pubblico, di farmi conoscere attraverso questo brano che si è rivelato veramente un cavallo di battaglia, un brano fortunato che hanno cantato tutti praticamente, e ancora oggi a distanza di 10 anni continua a essere un brano tanto tanto richiesto, quindi non c'è sera che io non lo esegua.
e ho continuato a farlo assolutamente anche ovviamente con la mia orchestra tutte le sere. Dedico sempre 5 minuti per questo brano che io credo che ne abbia diritto. Io lo dedico sempre a tutti coloro che lo amano. E penso che questo brano regali emozioni un po' a tutti, perché mi è capitato in questi anni di vedere comunque tante persone che associano questa canzone magari a un ricordo in particolare. Io ti devo dire che personalmente ho tantissimi bei ricordi, infatti voglio ringraziare la famiglia Vagutti che mi ha dato la possibilità di cantare un brano che poi si è rivelato veramente una grande fortuna, e un brano che mi ha dato tanto, quindi io sono molto legata a questa canzone. E non finirò mai di cantarla, perché finché Dio mi darà la possibilità di poterlo fare, io la canterò sempre a squarciagola. Questa canzone mi appartiene più che mai. E allora, prima di gustarci questo bel video e salutarci, saluto l'amica Bruna che mi scrive un saluto, un grande augurio di buon lavoro, sei grande, e poi ci chiede dove sarai di bello prossimamente, con le prossime date. Allora, diciamo che il calendario da adesso in poi riguarda specialmente il Nord Italia, quindi da qui a fine anno sono nel Nord Italia, ma nello specifico io vi invito ad andare a seguire proprio tutte le date in maniera tale che regione per regione possiate scoprire dove sono le prossime tappe, andando a visitare la mia pagina ufficiale Orchestra Federica Cocco, la trovate ufficialmente su Facebook e su Instagram. Io non ho un sito internet, però ovviamente tengo sempre aggiornato il calendario, quindi tutte le informazioni le potete trovare sulle mie pagine social, Orchestra Federica Cocco. Perfetto Federica, allora che dire? Io ti ringrazio, mi raccomando, ce l'hai promesso, quindi quando uscirà l'album, quando usciranno dei singoli, sei di nuovo rinvitata qua nei nostri studi o comunque in collegamento per presentarli al nostro pubblico. Ma sarà un piacere. Io intanto saluto il direttore, saluto tutto lo staff di Radio Sorriso. È sempre un piacere poter fare questi collegamenti, scambiare quattro chiacchiere con voi e prometto che arriverò anche di persona nei vostri studi. Sarà un piacere. Assolutamente volentieri, grazie mille ancora Federica. Un abbraccio grande a tutto il pubblico, a tutti coloro che ci seguono. Vi aspettiamo nelle nostre serate e grazie a tutti voi che ci date la carica e ci date sostegno. Davvero, grazie a tutti. Un bacione. Allora io ringrazio anche Carlotta per la parte tecnica di questo collegamento, vi rinnovo l'appuntamento domani sempre stessa TV, 13-14 Giro di Tacco con un altro bell'ospite da scoprire insieme e terminiamo per l'appunto con questo bel brano. Alla prossima, ciao!